Ed ora parliamo del problema casa, troppe poche case disponibili in affitto mentre aumentano gli inquilini in difficoltà. Il sindacato degli inquilini della CGIL a denunciare questa emergenza abitativa, sono circa 500 gli sfratti eseguiti lo scorso anno, altri 600 sono già pronti ad essere emessi. Sentiamo allora. Emergenza casa. Lo scorso anno in Emilia-Romagna sono stati eseguiti più di 3.000 sfratti, oltre la metà per morosità incolpevole, denuncia il sindacato CGIL degli inquilini Sunia, oltre 500, nonostante ci fosse una legge che li sospendeva. L'emergenza abitativa in questa provincia ha due grandi entità. Uno, il problema dovuto alla causa Covid, ovvero perdita di reddito o perdita addirittura di posti di lavoro che hanno messo le famiglie in crisi, e la prima crisi che hanno vissuto queste famiglie è stata l'impossibilità di far fronte al pagamento degli affitti. Il secondo problema, ma che non ha solo la provincia di Modena, è un problema esteso in tutta Italia, è quello della carenza di alloggi per gli affitti. E la situazione si sta aggravando. Oltre 600 sfratti esecutivi già pronti per essere emessi e un aumento a livelli molto drastici di quello che è la problematicità a pagare gli affitti. In aiuto agli inquilini, la Regione ha stanziato 4,3 milioni di euro al Fondo per la morosità incolpevole. Tuttavia, segnala il Sunia, non sempre i contributi a disposizione raggiungono gli aventi diritto. Uno dei problemi che ha evidenziato questo biennio Covid è stato il problema per i singoli cittadini di ricevere gli aiuti che vengono messi costantemente a disposizione da parte degli enti pubblici. Per superare queste difficoltà è prevista la creazione di un osservatorio provinciale, mentre nel comune di Modena sta funzionando da oltre 3 anni l'Agenzia Casa, un servizio con cui i proprietari possono dare in affitto un immobile con la garanzia del comune.